Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di cronaca dell'operazione anti-ndrangheta del comando provinciale dell'Arma di Chieti. 28 le ordinanze di misura cautelare eseguite nelle ultime ore. Vediamo il servizio. Associazione per delinquere di stato mafioso, questi reati contestati dai carabinieri del comando provinciale di Chieti sotto la direzione della DIA di L'Aquila a carico di 28 persone destinatarie a vario titolo di altrettante ordinanze applicative di misure cautelari, di cui 10 in carcere, 9 ai domiciliari e 9 non detentive emesse dal GIP del Tribunale Aquilano Giuseppe Romano Gargarella su richiesta del PM Antonietta Picardi, eseguiti nell'ambito dell'inchiesta dell'operazione Design, sequestri preventivi di beni mobili ed immobili per un valore di 10 milioni di euro, sequestrati anche 10 kg di marijuana. 4 persone indagate sono ancora attivamente ricercate. È la prima volta che riusciamo a colpire un'associazione di stampo mafioso dell'Andrangheta in Abruzzo, una cellula che ha replicato se stessa, calabrese, che è riuscita a replicare se stessa riuscendo ad attecchire nel territorio abruzzese. È un'associazione che ha riciclato i proventi che riusciva a prendere dalla droga, che prendeva dalla Lombardia, in particolare da un'altra cellula molto simile in Lombardia, e reimpiegava in usura e che poi con il ricavato dell'usura e della droga ha investito un grosso capitale in Calabria, in un villaggio turistico che era già stato sequestrato. Francavilla era stata scelta sì, come loro quartiere generale, oramai non ci sono territori che possano essere considerati immuni, ma questo già da molto tempo si sa. La 'ndrangheta soprattutto colpisce laddove non trova territori che siano esenti da altre infiltrazioni della criminalità organizzata, vuoi che sia la Camorra, vuoi che sia Cosa Nostra, in questo caso che è stata presa Francavilla. Sono stati sequestri per un valore complessivo approssimativo, chiaramente stimato in 10 milioni di euro. Sono stati sequestri per lo più connessi a delle società che a loro volta avevano in proprietà o avevano affittato dei locali, delle piccole attività commerciali in Abruzzo, a Francavilla, e il grosso di questo sequestro è stato relativo al villaggio turistico di cui avevo detto prima. Ma il villaggio turistico che è in Calabria, nella zona di Brancaleone, a Reggio Calabria. E noi restiamo a Chieti perché è stato presentato oggi dal prefetto Antonio Corona il protocollo d'intesa con i comuni della provincia con oltre 15.000 abitanti, denominato Mille Occhi sulla città per la sicurezza dei centri abitati. Mille occhi sulla città, questo è il progetto di sicurezza presentato oggi dalla prefettura di Chieti e che coinvolgerà anche altri importanti centri come Vasto, Francavilla al Mare, Ortona, San Salvo, San Giovanni Teatino, Atessa, Guardia Grele, in collaborazione con gli istituti di vigilanza privata. Innanzitutto il fatto che abbiano aderito pressoché tutti i comuni sopra i 10.000 abitanti, questa è veramente una novità assoluta. Per quanto riguarda il protocollo in particolare, noi sappiamo che una delle attività preminenti che svolgiamo è quella di controllo del territorio e sicuramente poterci avvalere in questa attività anche dell'ausilio, dell'aiuto, della collaborazione degli studi di vigilanza dà veramente quel qualcosa in più di cui abbiamo tutti bisogno. E loro svolgeranno normalmente la propria attività. Nel corso della propria attività, ove dovessero riscontrare e vedere degli elementi o delle situazioni che possono far pensare alla commissione di reati o anche a situazioni di degrado urbano, ecco, in quel caso le segnaleranno tempestivamente alle centrali di polizia per un intervento. Tutte quelle situazioni dalle quali possono poi insorgere degli elementi delittuosi, delle attività delittuose, per cui banalmente se noi avessimo in una città una zona nella quale non funziona l'illuminazione pubblica, ecco lì potrebbero esserci delle attività illecite. Allora sicurezza urbana vuol dire attivare l'illuminazione pubblica affinché non ci sia quella situazione dalla quale possa poi discendere un'attività illecita. Ai sindaci consiglio ovviamente di prestare la massima collaborazione agli istituti di vigilanza, perché la logica del protocollo è una logica di cooperazione tra istituzioni e soggetti privati. Quindi sicuramente lavorare sulla cooperazione, anche facilitando quella che è l'attività degli istituti di vigilanza, consentendo il passaggio nelle ZTL senza particolari oneri.
Cambiamo argomento, ora ci spostiamo nell'area Vestina perché questa mattina in conferenza stampa il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, ha presentato un pool di tecnici e di legali che predisporranno una indagine difensiva da consegnare alla procura di Pescara che sta indagando sulla valanga del 18 gennaio scorso che, come si ricorderà, ha provocato 29 vittime. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Sono stati affidati agli avvocati Massimo Manieri, Cristiana Valentini e Goffredo Datozzi le indagini per salvaguardare l'immagine della comunità di Farindola e del sindaco Ilario Lacchetta. Questi ultimi si sono avvalsi di un pool di esperti volontari per esaminare tutti i processi valanghivi fino alla strage dell'hotel Rigopiano. Crediamo profondamente nel fatto che, ripeto, per determinati tipi di processi non ci debba essere una segretazione. Comunque noi l'abbiamo fatto per incarico esplicito, firmato, del sindaco Lacchetta, il quale ci ha chiesto, ma anche il comune, in qualità di persona offesa del reato di disastro colposo, ci hanno chiesto di indagare a 360 gradi, il codice di procedura penale lo prevede e noi lo abbiamo fatto. La valanga era scientificamente prevedibile e avrebbe potuto essere prevista se solo la regione avesse fatto la carta di localizzazione dei pericoli da valanga, la CLPV, che era obbligatoria dal 1992. Noi abbiamo provato a realizzarne una, così in poco tempo, e i risultati sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti, che avete visto stamattina, che ognuno può controllare come vuole. I risultati chiaramente non presi dalla persona che va su Google Earth, come dicevo, ma da chi ha accesso in modo professionale ai satelliti, e dalla ripresa via satellite era evidente quello che avete visto, ovvero che quella zona lì era effettivamente valanghiva. Si vedeva solo da satellite. Solo grazie a un esperto, quell'esperto che avrebbe dovuto realizzare la CLPV regionale dal 1992. Certamente sì, lo dice la carta storica regionale che riporta in quella localizzazione diversi eventi, non quello che purtroppo si è verificato il 18 di gennaio, però con uno studio cartografico prima di tutto e poi di iniziale approfondimento sul posto, era prevedibile localizzare nel sito della valanga di Rigopiano un'attività valanghiva anche di una certa importanza. Questo per considerazioni di carattere morfologico, ci sono nella zona di distacco pendenze molto accentuate, e anche per considerazioni di carattere valanghivo che un esperto di questa materia fa con relativa facilità. E ora ci spostiamo all'Aquila perché sono stati assolte le 14 persone che protestarono dopo il sisma del 2009. Giorgio Alessandri. Tutti assolti i 14 aquilani che il 9 novembre 2010, nel giorno dell'ultima visita all'Aquila dell'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, organizzarono una contestazione fuori della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito, in cui venne danneggiata anche l'auto dell'allora vice commissario per la ricostruzione Antonio Cicchetti. Ad annunciarlo sulla pagina Facebook è il Comitato 332, di cui molti degli imputati facevano parte. Assolti, scrive il 332, 14 imputati e imputate nell'ennesimo processo per le manifestazioni post-sisma dell'Aquila. Sono stati appena assolti perché il fatto non sussiste, per il reato di violenza privata e per non aver commesso il reato manifestazione non autorizzata. Secondo il 332, in quella stagione di grande mobilitazione popolare è stato messo in scena dallo Stato un meccanismo fortemente repressivo con l'obiettivo di indebolire un forte movimento popolare e di farci perdere decine e decine di giornate in tribunale. La Procura della Repubblica dell'Aquila aveva disposto la citazione diretta in giudizio per esponenti dei comitati e del movimentismo cittadino post-terremoto che, secondo gli inquirenti, non avevano comunicato la manifestazione pubblica, violando per questo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, contestazione smentita dalla sentenza. Inoltre per sei di loro era stata contestata anche la violenza privata in relazione ai danneggiamenti avvenuti nella stessa giornata dell'automobile di Cicchetti, due tipi di reato per i quali appunto non è previsto il filtro dell'udienza preliminare, ma finiti direttamente al vaglio del giudice monocratico. Gli imputati con entrambe le accuse erano Anna Lucia Bonanni, Berardino D'Angelo,
Lucia De Biasi, Mattia Fonzi, Mattia Lolli e Giuseppina Pitari. La sola violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, invece, era stata contestata ad Anna Maria Barile, Claudia Colacchi, Antonio Congeduti, Paolo Della Ventura, Antonio Gasbardini, Alessandro Gioia, Giuseppina Lauria e Gianluca Taralli. Tutti i 14 indagati sono stati assolti. Quella del 9 novembre fu l'ultima visita all'Aquila delle oltre 30 fatte dal 6 aprile 2009 in poi da Berlusconi, quando era già caduto in disgrazia verso una parte della cittadinanza. In quell'occasione, tra l'altro, donò 200.000 euro all'Aquila Rugby. L'occasione era la consegna dei riconoscimenti di protezione civile a 18 responsabili e 83 strutture per il servizio svolto nel post terremoto programmato da tempo. Noi restiamo all'Aquila perché dopo la notizia dell'inchiesta della Procura aquilana su appalti pubblici che coinvolgerebbe anche il governatore della regione, questa mattina Luciano D'Alfonso ha voluto chiarire la sua posizione nel corso del Consiglio regionale che si è tenuto a Pescara. Francesca Romana Testi. Il governatore d'Abruzzo ha riferito in consiglio regionale sulle vicende che lo vedono coinvolto in due dei tre filoni di indagine dell'inchiesta della Procura della Repubblica di L'Aquila su appalti pubblici. Questa mattina è stato suo il primo intervento in consiglio in cui ha ricostruito, punto per punto, tutti i documenti che lo vedono coinvolto e le carte in suo possesso che dimostrano l'estraneità ai fatti, annunciando da subito la sua intenzione a non fermare l'attività gestionale e proseguire il suo impegno decisionale senza esitazione. C'è una parte di comunicazione che mi trattengo perché la voglio versare in atti nel momento in cui si verificherà il confronto che io mi auguro si verifichi al più presto. E non sarà una partita tra sfidanti, collega Gerosoli. Farò l'impossibile affinché il mio carattere, che è un carattere diciamo che raccoglie il senso della sfida, non si ponga in essere perché non c'è la sfida e non c'è la partita e non c'è l'antagonismo. C'è soltanto la normale attività di un ufficio della pubblica amministrazione con ruolo costituzionale di capire se per esempio alcune denunce, perché ci sono state alcune denunce, hanno o no radicamento, dignità, legittimazione. Naturalmente non mi fermo nell'attività decisionale. Io alle case delle GESCAL ci andrò a prendere le misure dei bisogni di intervento, così come continuerò la mia attività con lo stesso carico di energia, di robustezza contro i problemi che ho sempre dispiegato. Ci sono meccanismi che puntano a scavalcare procedure? Una critica politica lo può sollevare, l'autorità giudiziaria lo può verificare. È certo che la rilettura delle sue attività, compiute e testimoniate da documenti e registrazioni, possa dimostrare l'idoneità dell'operato e annuncia dal suo scranno che nessuno interpreti quest'indagine come una partita tra sfidanti, poiché ne resterebbe deluso. Un ringraziamento poi lo rivolge alle forze dell'ordine che nel compiere il blitz alla regione hanno mostrato quella che lui definisce costumatezza dei modi. Io non vorrei che qualcuno scommetta troppo su questo, perché 2000 giorni passano anche per quest'altro costume. Quindi sia certo, sono pronto a tutte le critiche, tutte, critiche politiche che poi si traducono nella continuazione della lotta politica in altra sede. Però si parta con questo assunto. Io coltivo solo interessi pubblici. Torniamo a parlare del maltempo che ha colpito la nostra regione nello scorso mese di gennaio, perché ormai sono oltre 200 gli sfollati a Castelnuovo di Campli a causa della spaventosa frana che ha fatto smottare la collina di 80 metri. Gli esperti della Protezione Civile Nazionale sono fiduciosi nel trovare una soluzione che in questa zona possa bloccare il dissesto. A Ponzano invece il fronte franoso non si arresta, non sono state ipotizzate delle soluzioni e secondo i tecnici bisogna ancora attendere il servizio di Tania Bonnici Castelli. A Castelnuovo di Campli, vigili del fuoco e protezione civile continuano a sgomberare famiglie dalle palazzine rimaste in bilico dopo la recente e drammatica frana della collina. Gli sfollati ad oggi sono circa 200 e si cerca una soluzione tecnica con esperti nazionali per tentare di ingabbiare il fronte franoso. Il racconto dei residenti spaventa solo ad ascoltarlo. 8 di sera, molti di loro erano a cena, di colpo un boato simile ad un treno che correva lungo il ciglio della strada e un tremolio simile al terremoto.
foto, subito dopo il buio. La cabina dell'Enel e i fondaci della prima palazzina erano sprofondati di 80 metri. Siamo qui a Castelnuovo di Campli, la frana che ha portato via giù parte della collina rendendo pericolanti due palazzine è veramente impressionante. Ma c'è un'emergenza nell'emergenza. La terra cadendo giù ha ostruito il corso del fiume e si è formato un lago. Ed è questa in questo momento l'emergenza vera. E mentre si lavora per ripristinare il regolare corso del torrente, l'amministrazione comunale di Campli sta coordinando il sostegno ai residenti sfollati. Assessore, come state gestendo proprio la situazione sociale in questo momento per gli sgomberi? Beh, dal punto di vista sociale questa è una situazione veramente critica perché la nostra comunità era già stata fortemente ferita dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia, quindi avevamo già molte famiglie che avevano precedenti disagi in carico ai servizi sociali che sono stati costretti ad evacuare le proprie abitazioni. Ad oggi il numero aumenta e soprattutto delle persone che noi gestivamo e delle quali avevamo un contatto diretto attraverso la rete che abbiamo qui in questo territorio. Queste palazzine, quale sarà il loro futuro? Speriamo che grazie all'aiuto che noi chiediamo, stiamo continuando a chiedere in questi giorni e grazie ai numerosi tecnici che sono venuti qui a visionare il territorio, speriamo che riescano quindi a trovare la giusta soluzione per bloccare la frana, sperando così di mantenere in piedi queste abitazioni, ma adesso quello che ci preoccupa maggiormente, oltre alla ferita inferta al territorio dal punto di vista geofisico, è proprio la ferita inferta al cuore della comunità, perché questa è una comunità che sta perdendo la propria identità, si sente disorientata, quindi io dal mio canto, che sono una psicologa, cercherò a breve di aprire uno sportello d'ascolto per queste persone, perché mi rendo conto che dopo il lavoro che abbiamo fatto sulla gestione della paura per il sisma, adesso ci troviamo di fronte ad un problema ancora più grande. Perché perdere la casa, che è un caposaldo, è esatto, durissima. Simbolicamente la casa rappresenta proprio la protezione, la sicurezza. E mentre a Campli si studia una soluzione possibile ed immediata per fermare il fronte franoso, a Ponzano il dissesto sembrerebbe inarginabile e per il momento gli esperti consigliano di aspettare. Andiamo avanti con il nostro giornale. Criticità sulla qualità delle acque del fiume e del mare. A Pescara l'amministrazione comunale spiega il piano di interventi da approntare al depuratore per risolvere il problema dello sversamento in mare. Superare le criticità del fiume e del mare a Pescara e ripristinare il funzionamento del suo depuratore. Arriva ad una soluzione la questione dello sversamento delle acque reflue in occasione delle grandi piogge e arriva con una soluzione che non richiederà la realizzazione di un nuovo depuratore, ma l'inserimento di una struttura impiantistica capace di accogliere e trattare le acque piovane. La locuzione depuratore non è quella proprio che si adatta al lavoro che abbiamo svolto e alle risultanze che abbiamo ottenuto. Noi abbiamo parlato di depuratore come sistema depurativo, tutto ciò che afferisce a quella che è la materia del depuratore. Ora noi in Consiglio Comunale abbiamo portato una delibera nella quale individuiamo delle aree dove completare quelle che sono le opere necessarie all'attuale depuratore per completare, o meglio, per aumentare la possibilità di trattare le acque non solo reflue, che sono la minima parte, ma soprattutto le acque di pioggia, poiché la nostra criticità accade puntualmente ad ogni pioggia, e cioè il depuratore non è in grado, né quello attuale né quello che verrà fuori dai lavori di ampliamento e adeguamento, a trattare, bonificare le acque della pioggia. E quindi noi abbiamo bisogno di aumentare ulteriormente la raccolta, la disinfezione, la sgrigliatura delle acque in volumi importanti, in modo da rendere la balneazione sicura anche durante il periodo delle piogge. Questo che si deve fare. Noi restiamo a Pescara, 900.000 euro tagliati dal capitolo delle politiche sociali, una decisione che ha fatto scendere in piazza tutti i sindacati a difesa di una delle categorie più deboli del sistema, quella dei pensionati.
Bilancio approvato al Comune di Pescara, quello di previsione 2017. Ma a guardarlo bene, tra i capitoli al suo interno, il colpo di mannaia è arrivato e ha toccato le categorie più deboli e svantaggiate, come quelle dei pensionati. 900.000 euro che scompaiono e mettono in ginocchio migliaia di famiglie che questa mattina hanno chiesto un incontro con il sindaco Alessandrini. Questo in un momento in cui la città vive una situazione veramente di disagio estremo, perché c'è stata un'impennata fortissima delle situazioni di povertà, tanto che le mense dei poveri forniscono pasti a un numero di 300 persone al giorno fra l'una e l'altra. E in un momento in cui i giovani non riescono ad entrare nel mondo del lavoro e pesano, se la famiglia li può sostenere, sul bilancio delle famiglie, spesso di genitori pensionati con pensioni che sono al minimo o quasi. In città oltre il 50% della popolazione anziana ha pensioni al di sotto dei 1.000 euro. Quindi è chiaro che con una pensione lorda di 1.000 euro, se si deve anche aiutare un figlio o magari un figlio e dei nipotini, la sopravvivenza diventa molto difficile. Ecco, in un momento come questo noi pensavamo che una priorità di un'amministrazione di centrosinistra dovesse essere proprio investire sul sociale per andare a dare una risposta a queste persone che vivono veramente in situazioni di abbandono. E ora parliamo di cultura e solidarietà. Torniamo a Chieti perché Eugenio Di Caro, presidente del Rotary Club Chieti, ha illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa i contenuti della serata di gala rotariana in programma martedì 28 febbraio e che vedrà come ospite d'onore Nino Marazzita, noto avvocato penalista e giudice arbitro della trasmissione televisiva Forum. La serata sarà presentata dal collega giornalista Stanislao Liberatore. E abbiamo avuto questa bella opportunità di conoscere l'avvocato Marazzita, il quale è stato molto felice di venire a trovarci, e quindi martedì 28, una serata di carnevale, ma quindi ha rinunciato ad altro per stare con noi. Contiamo che sarà una bella serata perché è un volto noto della TV, molto amato dalle signore. E poi è una persona che accultura le persone, perché noi seguiamo il Forum, io stesso seguo Forum con curiosità, perché è l'opportunità di conoscere come si interpreta una sentenza, come si interpretano le leggi. Quindi è una trasmissione che fa cultura, ma veramente fa cultura, perché normalmente i tribunali sono visti dalle persone come qualcosa di lontano, invece lì è l'opportunità di capire come le sentenze vengono articolate. Poi lui è molto preciso, come avete notato, e quindi analitico, quindi penso che sarà una serata piacevole. Invito tutti a partecipare. Ci sarà anche una raccolta di fondi? Sì, assolutamente, noi come Rotary cogliamo sempre l'opportunità per avere dei fondi, e in questo caso ricorre in febbraio il centenario della fondazione del Rotary e del Rotary Foundation, la fondazione Rotary. Noi, come siamo conosciuti per la famosa eradicazione della poliomielite, una battaglia di civiltà che noi facciamo da anni, per cui ogni piccola goccia cerchiamo di portarlo in quel mare per il prossimo. Siamo alla pagina dello sport, partiamo dal calcio, dalla Serie A e dal Pescara. Oggi i biancazzurri torneranno ad allenarsi al Poggio degli Ulivi agli ordini del tecnico Zdenek Zeman, un Pescara rinfrancato dalla rotonda vittoria con il Genoa, un 5-0 che ha portato sicuramente fiducia nello spogliatoio, da valutare proprio nelle prossime ore tra l'altro le condizioni di Girardino, che potrebbe essere disponibile per la gara di domenica prossima a Verona con il Chievo. Noi andiamo a rivivere nelle parole di due dei protagonisti la splendida impresa di domenica scorsa dei biancazzurri. Siamo molto contenti della prestazione che abbiamo fatto, soprattutto di essere riusciti a non prendere gol, che era veramente importante. Poi ne abbiamo fatti 5, quindi tanto meglio così. Sicuramente il cambiamento del mister ci ha dato una scossa interiormente, ma dobbiamo comunque, secondo me è doveroso ringraziare comunque il mister Oddo che insomma ci ha portato in Serie A e comunque
È stato bravo. Sono stati due giorni, il mister ha potuto far poco, ci ha solo detto di mettere in campo tanta voglia, di dimostrare il nostro potenziale e di fare il massimo. E ci siamo riusciti. Poi giustamente ringraziato Massimo Oddo, però Cerri con Massimo Oddo non era titolare in questo Pescara, è arrivato Zeman e Cerri è diventato titolare, hai risposto segnando due gol, questo cosa vuol dire? Bah, non penso voglia dire niente, insomma comunque io sono arrivato che c'erano comunque dei giocatori davanti a me come Babè che ci sono ancora come gerarchie, Gilardino, insomma diciamo che oggi il mister è come unica scelta, almeno che faceva giocare un altro tipo di giocatore davanti. Tre volte ha giocato Caprari però, da falso nuovo. Altre volte ha giocato Caprari, ma penso che mister Oddo conosceva meglio, insomma io sono arrivato a gennaio, conosceva meglio sicuramente Gianluca di me, e sono scelte che io ho sempre rispettato e in allenamento comunque io ho sempre dato il massimo. Quando arriva un allenatore nuovo, un allenatore poi come Zeman, che conosciamo tutti il suo passato, il suo modo di giocare, è cambiato in noi, ci sono stati degli stimoli che ogni allenatore quando arriva cerca di dare a una squadra che era ed è tuttora in difficoltà, perché non illudiamoci di aver vinto una partita e di aver risolto tutti i problemi. Dobbiamo cercare di dare continuità a questo tipo di prestazioni e credo che con l'arrivo del nuovo allenatore i metodi nuovi, la metodologia di lavoro nuova sicuramente possa darci dei risultati positivi, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni, perché poi il risultato può essere casuale, le prestazioni no. Il mister ci ha detto di giocare come sappiamo, perché comunque potevamo giocarcela con una squadra come il Genoa, che secondo me è una buona squadra, e quindi siamo andati in campo liberi di mente, abbastanza fiduciosi delle nostre qualità e forse anche con un pizzico di fortuna siamo riusciti a fare, secondo me, un risultato importante, una partita importante. Siamo alla Lega Pro perché domani il Teramo tornerà in campo per recuperare la gara casalinga con il Pordenone. Questa mattina rifinitura a porte chiuse per la squadra biancorossa, anche se dalle indiscrezioni si dovrebbe virare verso il 4-3-3 con Caidi in difesa al posto di Camilleri. In mediana turno di riposo per Amadio, che sarà sostituito da Carraro, davanti Petrella e Tempesti ai lati di Barbuti. Questa mattina conferenza stampa del tecnico Ugo Lotti. Io mi aspetto che alcune situazioni in cui sono stati un po' timorosi, questo timore vada via. Non abbiamo, cioè abbiamo di fronte un avversario che sicuramente ci metterà in difficoltà. Io voglio vedere l'attenzione, voglio vedere la grinta che hanno messo l'altro giorno, cercando di migliorare alcune cose, cioè dobbiamo cercare un attimino di andare a crearci qualche situazione un pochettino più favorevole. L'ultima partita sono state poche le situazioni, dobbiamo crederci un pochettino di più in determinate situazioni, andarle a cercare, ecco. Ma sicuramente dell'avversario, che andiamo a affrontare una delle squadre più forti di questo campionato, una di quelle che è sempre rimasta lì davanti, hanno grande potenziale, hanno grande qualità, di conseguenza mi aspetto dai miei una buona partita, una crescita da un punto di vista dell'intensità, da un punto di vista dell'attenzione, sapendo che di fronte abbiamo un avversario che ci può creare delle difficoltà, perché è un avversario che nelle partite che ho visto difficilmente ha subito la squadra avversaria. È una squadra che cerca di impostare l'azione, è una squadra che cerca, ha la sua personalità, è una squadra costruita, torno a ripetere, con buonissimi elementi di qualità, e di conseguenza dovremo avere molta ma molta attenzione. Quando c'è un momento di difficoltà come abbiamo noi, affrontare squadre di blasone sia meglio, nel senso che sono squadre che sicuramente verranno qua a giocarsi la partita, sicuramente ci creeranno difficoltà, però ci concederanno anche campo. A questo punto è più difficile in questo momento probabilmente trovare una squadra che ti aspetta e riparte, che trovare una squadra invece che probabilmente si può anche sbilanciare pensando che tu possa essere un attimino in difficoltà, perché io le partite che ho visto del Pordenone, una squadra che sia in casa o fuori casa ha giocato sempre con lo stesso atteggiamento, cioè cercando di fare la partita, cercando di alzare molto gli attaccanti, gli esterni, di conseguenza probabilmente c'è caso che qualche difficoltà, sicuramente spazi in campo ce li possono dare.
abbiamo alcuni giocatori che avevano qualche piccolo problemino, di conseguenza queste sono scelte che è normale che uno debba fare, perché a ridosso di una partita poi abbiamo già un'altra partita tra pochi giorni, di conseguenza è normale che alcune scelte andranno fatte. Adesso devo valutare ancora, dobbiamo valutare ancora alcuni giocatori e poi vedremo un attimino. Sicuramente qualcheduno che ha giocato l'altro giorno sicuramente non giocherà, ma non è una bocciatura, non è assolutamente, è per tenere tutti sulla corda, perché torno a ripetere, specialmente in determinati ruoli dietro siamo tanti, tutti molto validi, di conseguenza può darsi che sicuramente qualche cambio andrà fatto. E chiudiamo con il rugby, andando a vedere il servizio di Nuscia Riocci sulla vittoria dell'Aquila Rugby sul Benevento per 19-3 nella seconda giornata della pool promozione. Vittoria per l'Aquila Rugby contro l'8pagine Benevento per 19-3. Sembra aver portato fortuna alla nuova maglia disegnata da Andrea Papa, con la facciata di Collemaggio e il rosone sul petto, indossata durante la prima partita in casa della seconda fase di campionato, che fa salire i neroverdi di 4 punti in classifica. Ci sono delle cose da sistemare e soprattutto ritrovare il gioco in velocità che ci ha caratterizzato nella prima fase. Forse è una questione di preparazione mentale. Domenica scorsa a Firenze abbiamo fatto un'ottima prestazione, veramente di livello elevato. Oggi forse un po' di presunzione pensare che questa squadra avremmo fatto punti in modo facile. Nel nostro sport devi combattere prima di pensare di battere l'avversario, e questo forse l'abbiamo fatto veramente con superficialità. Partita equilibrata nel primo tempo. L'Aquila Rugby non riesce a concretizzare come vorrebbe e devi attendere la ripresa per imporre il proprio gioco ad un Benevento ormai stanco. Sentiamo i pareri raccolti a fine gara a bordo campo. È veramente una squadra forte, con gente pesante che gioca semplice, però sempre con palla in mano e va, non si stanca mai. Ma per noi sicuramente è andata male nel risultato, vabbè, eclatante, però è andata molto bene nel comportamento, perché il nostro obiettivo era la salvezza. Raggiunta al primo turno, potevamo avere un crollo mentale in questa seconda fase e venire a fare partite, diciamo così, superficiali. Invece oggi ci abbiamo messo tutto quello che avevamo. L'Aquila Rugby invece come l'avete trovata? Come al solito, molto allenata, molto, diciamo, un po' forse meno convinta dei propri mezzi rispetto alle partite della prima fase, ma sempre molto fisica, sempre che prova a giocare negli spazi, insomma cercano di mettere il rugby, di fare un rugby veloce e anche spettacolare, e oggi ci sono anche riusciti nel secondo tempo. Ed è tutto per la prima edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna come sempre questa sera alle 19. Grazie e buon proseguimento di giornata.